Ragazzi, mi raccomando, se avete bisogno di crediti, fifacoin.com. Primo link in descrizione e con il codice HOME avrete uno sconto pazzescamente incredibile. Stanno arrivando i toti, facciamoci una bella scorta, ecco. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qui con un nuovo episodio, ragazzi, del nostro sbustamento delle figurine Panini, ragazzi, di calciatori Panini appunto su FIFA 18. Ma prima di cominciare abbiamo un paio di cose da dire. La prima, ragazzi, la maglia di Giannetti sta arrivando, l'ho ordinata dallo store del Cagliari, sto solo aspettando che arrivi a casa, ragazzi. Quindi dobbiamo solo aspettare, ma sta arrivando. L'altra cosa importante, ragazzi, che mi avete chiesto un sacco di voi, dove prendi tutte le maglie, eccetera, eccetera, perché le cambio sempre. Quindi, ragazzi, cosa ho fatto? Mi sono mosso per voi, perché queste maglie comunque molto me le hanno regalate. Mi sono mosso per voi e ho stilato una collaborazione con il sito che trovate in descrizione, il primo link che trovate in descrizione, ragazzi. In cosa consiste questa collaborazione? Se entro mezzanotte, ragazzi, arriviamo alle 3.000 visite del loro sito, quindi basterà che andate in descrizione, cliccate sul link del sito, appunto, andate a vedere il sito. Guardate le ormai, comunque maglie come queste, Real Madrid, Serie A, Liga, Premier, eccetera, eccetera, costano dalle 20 ai 30 euro. Ovviamente sono delle repliche, ma fatte benissimo con i loghi anche dei vari brand come Adidas, Nike, eccetera, eccetera. Quindi sono perfette, costano pochissimo. Andate a fare un giro sul loro sito, se vi piacciono le acquistate, se non vi piacciono non è un problema, non le acquistate, ma andate sul loro sito, ragazzi, perché se raggiungiamo le 3.000 visite entro mezzanotte faranno un contest proprio per voi, ragazzi. Come partecipare? Bisogna essere ovviamente andati nel link in descrizione e aver visto il sito. L'altra cosa, commentate qui sotto questo video con scritto hashtag Giannetti uno di noi, e se il sito raggiunge appunto queste visite entro la mezzanotte, ragazzi, ci daranno la possibilità di vincere queste maglie. Ovviamente ve lo farò sapere nei prossimi video, perché dobbiamo capire appunto se riusciamo a farlo. Detto ciò, ragazzi, iniziamo con il nostro episodio di oggi. Come state vedendo, ragazzi, dallo schermo abbiamo preso Perin, abbiamo tenuto il buon Allan e abbiamo ottenuto il buon Cuadrado, ragazzi. Abbiamo quindi utilizzato tre carte speciali, che sono quelle del Genoa, quelle della Juventus e quella appunto del Napoli con Maurizio Sarri. Quindi queste tre carte che abbiamo utilizzato ovviamente non possiamo più utilizzare, le mettiamo via. Questi sono i giocatori di partenza del nostro episodio. Ricordo la regola in più, che se troviamo dei giocatori della Juventus, Inter e Milan nello stesso episodio possiamo aggiungere il buon Pirlo, che è qui pronto. Qui abbiamo Del Piero, che nello scorso episodio ha fatto il panico, ragazzi, chissà se giocherà. Comunque basta perdere tempo, andiamo a spacchettare. Partiamo dai primi 5 pacchetti, vediamo che cosa ci salta fuori. Partiamo allora, ragazzi, con Kragl del Crotone, poi abbiamo Gentiletti del Genoa, abbiamo Quagliarella, attenzione, della Samp, ovviamente sfortunati, tre giocatori del Cittadella, ragazzi, e il buon Ballardini del Genoa. Vediamo un po' cosa ci esce dal di qua, attenzione, un as del Napoli, sempre del Napoli, José María Callejón. Della Lazio De Vrij, ottimo per la nostra difesa. Poi abbiamo, ragazzi, l'Allianz Stadium ed infine tre giocatori del Carpi. Vediamo in questo pacchetto, dai che sculiamo, ragazzi. Allora, Di Gennaro della Lazio, del Bologna Pulgar. Poi abbiamo del Milan Nikola Kalinic, che se non sbaglio ci mancava. Abbiamo tre giocatori qui della Samp, la Polonia Blu Cerchiata ed infine, ragazzi, il Virtus Entella. Velocissimi con il terzo pacchetto, questo è Cagliari, no? Cagliari con João Pedro. Poi abbiamo del Napoli Marco Rog, attenzione, del Sassuolo Consigli, qui nessuno, il buon Massimiliano Allegri della Juventus ed infine tre giocatori della Ternana. Vediamo l'ultimo pacchetto, poi formiamo la squadra. Riccardo Alvarez, poi abbiamo Gianluigi Donnarumma della Juventus con la numero 9, Gonzalo Higuain. Di nuovo Higuain, l'avevamo già trovato, ragazzi, e di nuovo abbiamo Gonzalo Higuain. Poi abbiamo Sadiq Umar del Torino, ragazzi, e la squadra completa del Palermo. Adesso cosa facciamo? Andiamo a formare la nostra formazione con i giocatori trovati, ragazzi, e vediamo che cosa viene fuori. Ed eccoci qua, ragazzi, con la nostra formazione. Come potete vedere, questo è il modulo di oggi. Purtroppo abbiamo trovato dei giocatori un po' particolari, nel senso che siamo senza terzini, siamo un po' vuoti sulla parte sinistra, quindi ho deciso di fare questo modulo qui un po' strano, tra virgolette, no, senza virgolette, in realtà è molto strano, con Allan qui in difesa, pronto a spaccare i culi difensivamente. Guardate qui che bestia che è, che statistiche che ha anche a livello difensivo. Il tridente davanti, ragazzi, Gonzalo Higuain, if, perché abbiamo usato questa carta qui da Juventus speciale. Abbiamo inserito, ragazzi, della Samp,
Quagliarella che è in panchina, carta speciale. Ed infine abbiamo preso De Vrij, ragazzi, con lo Stadio Olimpico della Lazio, appunto, come carta speciale. Detto ciò, mi raccomando, 10.000 mi piace e adesso andiamo dentro con la prima partita. Ed eccoci qua, ragazzi, primo avversario di oggi, vediamo chi ci capita. 4-4-2, poca intesa anche per lui. Meglio, visto che anche la nostra non è che sia tutta questa intesa. Mi raccomando, concentrati, occhio a Bellarabi sulla destra, ragazzi, che potrebbe crearci qualche problema. Ma ne abbiamo sempre Giannetti, ecco. Al cross in mezzo c'è Quadrado di là. Svetta bene Quadrado, la palla è lì, calma, palla fuori. Bello così, anche il primo ha quittato, ragazzi, sullo 0-0, così. Non so il perché, dopo 5 minuti, cerchiamone un altro. Finalmente ho trovato un altro avversario, ragazzi, non potete capire quanto ci ho messo. Oh, non bastava Pierre-Emerick Aubameyang, ragazzi, col suo 99 di velocità, quanto ha quest'anno, 98-97. C'è anche Cristiano Ronaldo, giusto per... No, poi un 4-3-3 contro il nostro 3-4-2-1, che quindi non abbiamo neanche i terzini per contrastare le sue ali. Perfetto, mi sa che questa partita non andrà benissimo. Caion, Giannetti, si gira bene, lascia sul posto gli avversari, attenzione che ha visto Gonzalo. Arbitro fallo, però Gonzalo continua, la mette dentro, attenzione, João Pedro, subito al primo minuto, questo ha fatto anche start, non so se volesse cambiare formazione, non so cosa, ma abbiamo segnato prima di lui, e andiamo così, rega, con João Pedro, chissà cosa vuole fare, speriamo che non quitti, perché sarebbe veramente la partita più veloce della storia, non quitta, per fortuna, 1-0, ragazzi. L'abbiamo subito impostata dalla nostra parte, continuiamo così, perché lui ha sempre Ronaldo e Aubameyang. João Pedro recupera, ripartiamo da dietro, bravissimi ragazzi, mamma mia, grande Caion, così li voglio gli errori, fatti così, Bellarabi, attenzione, Bellarabi, occhio, occhio qui, Keita, occhio Aubameyang, mamma mia che difesa che abbiamo ragazzi, mamma mia che difesa che abbiamo, Giannetti, Higuain... Di nuovo Higuain che la tiene. Mamma mia, anche Gonzalo, ragazzi. E Giannetti che la recupera. Salta l'uomo Giannetti. Attenzione Giannetti, è scatenato, ragazzi. È scatenato Giannetti. È dentro l'area col mancino. Mamma mia, sfora l'incrocio. Ma si era scatenato da centrocampo. Cosa ha fatto? Caion, attenzione Higuain per Giannetti. Bello lo scambio. Higuain, Giannetti, Giannetti dentro l'area al palo di Giannetti. Mamma mia, poi... Caion non riesce a indirizzare la palla in porta. Subito il palo di Niccolò Giannetti. E qui però te le cerchi, caro mio. Qui te le cerchi. Cos'è? Maria Caion. Mamma mia, l'ha messa dentro Caion. L'ha messa dentro João Pedro. Qui se l'è cercata. Ha fatto il passaggio lì. Non devi fare il passaggio lì, ragazzi. Mi raccomando. Non sbagliamo questi errori facili e semplici. E adesso andiamo a chiuderla, che magari lo facciamo anche quittare. E andiamo così, rega. Ma che palla era? Che parata di Perin? Ma che palla era? Non so come abbia fatto a dargliela. Mamma mia, veramente bella. Cosa stiamo facendo? Questi sono tutti sti stop non fatti. La palla che taglia l'area in questo modo. Bellarabi la mette dentro. Calma, ragazzi. Calma. Calma con João Pedro che esce così. E poi Gonzalo. Attenzione per Rog. Rog. Rog alla CR7, ragazzi. Rog. Sempre lui. Serve il Pipita. Il Pipita Higuain. Di là per... Chi è quello? Non lo so. Allan. Palla fuori. No, palla fuori Allan. No, Aubameyang, attenzione dentro l'area. 2-1. Lì è facile per Pierre-Emerick, deve solo appoggiarla in porta. Per incera. Però fa niente, siamo sempre in vantaggio. Attenzione a Quadrado. Quadrado, ragazzi, le 5 stelle skill di Quadrado. Attenzione alle 5 stelle skill di Quadrado, ragazzi. La palla è lì, per chi è? Higuain. Madonna, cosa hai sbagliato, Gonzalo? A Pipita. Ma che me sbagli? Quadrado recupera. Higuain per Giannetti. Giannetti, attenzione Giannetti col mancino, la palla lì, Caglion, doppietta. José ha fatto start, ha fatto start. José Maria Caglion, Caglion, ex Real Madrid, ragazzi, ex Real Madrid. Vediamo se quitta, vediamo se quitta. Hai Ronaldo e Aubameyang, non puoi quittare. Infatti mi sa che ormai non quitta. Attenzione qui Giannetti, Caglion, per Giannetti, per Gonzalo, Higuain, con destro, 4-1, lo stiamo massacrando, Gonzalo, Higuain, anche lui, ex Real Madrid, Gonzalo, Giannetti ragazzi, Giannetti, sempre Giannetti, sempre Giannetti, sempre Giannetti, col drive and shot, viene steccato ma la mette dentro lo stesso, la firma la mette anche lui. Sempre lui, sempre Niccolò, il nostro capitano, ragazzi.
Giannetti. A voi lo show. Mamma mia, qui in velocità se n'è andato. Guardate che è stato steccato, eh. È riuscito a tirare e poi è stato ucciso. Probabilmente sarebbe stato calcio di rigore se non segnava. Mamma mia, quanto è forte il nostro capitano. Schila caso, ma recuperiamo la palla. Joao Pedro. C'è Gonzalo. Ma c'è Giannetti, tutti a... Questa me la devi mettere dentro però, eh. Caion. Giannetti. Attenzione Giannetti. Madonna mia. Tutti a sedere per Gonzalo. Lo stiamo proprio prendendo in giro. Guardate lì. José. Caprioli davanti. 6-1 al primo tempo. Ma quitta. Almeno noi perdiamo poco tempo, andiamo a spacchettare come degli animali e poi continuiamo con la seconda partita, ecco. Oh, finalmente ha quittato, ragazzi, abbiamo vinto la partita 6-1 e adesso andiamo dentro con le prossime 5 bustine. Come sempre ricordo che da queste 5 bustine possiamo prendere solamente un giocatore a pacchetto. Partiamo con Faragò, Dim City del Benevento. Dries Mertens, l'abbiamo trovato, Dries Mertens, ragazzi, ci mancava, non l'avevamo mai visto. Dries Mertens finalmente è tornato, mamma mia, è arrivato più che altro. Che sfortuna, ma fa lo stesso, abbiamo trovato Mertens. 3 giocatori del Pescara, ragazzi, e 3 giocatori del Milan, attenzione. Ma di questo pacchetto ovviamente andiamo a prendere lui, ragazzi. Dries, ovviamente, Mertens. Attenzione dal secondo pacchetto cosa esce. Vediamo un po', ragazzi, attenzione. Berezinski. Poi abbiamo Kounaki, sempre della Samp. Simic del Crotone. Sfortunati, 3 giocatori della Cremonese, ragazzi. E poi la squadra della Lazio. E andiamo dentro, anzi no, da di qua prendiamo, ragazzi. Prendiamo Kounaki, ecco, perché penso di averlo già nel club. Quindi almeno perdiamo meno tempo. E andiamo subito dentro con il terzo pacchetto. Abbiamo già sculato con Mertens, però Mancini. Palacio del Bologna, Rodrigo Palacio ex Inter, Simeone della Fiorentina, sfortunati, 3 giocatori della Pro Vercelli e 3 giocatori del Novara. Per ora ragazzi sta andando bene, di qua ci prendiamo il buon Rodrigo Palacio, visto che stiamo giocando con così tante punte. Questo pacchetto mi sembra grosso, vediamo un po'. Diaz della Fiorentina, Verde dell'Hellas Verona, Marusic del la Lazio, che sfortuna, tiratore scelto, Kolarov, penso di avere la tripla questa carta, e la squadra della SPAL, quindi di qua ci prendiamo il buon Daniele Verde dell'Hellas Verona, e nell'ultimo pacchetto vediamo che cosa ci viene fuori, ragazzi, attenzione, Fares dell'Hellas Verona, del Torino Gustavsson, Sala della Samp, abbiamo la maglia, ragazzi, della Roma e 3 giocatori del Pescara. Quindi di questi qui mi vado a tenere proprio Jacopo Sala della Samp. Andiamo a inserire questi nuovi giocatori all'interno della nostra formazione e vediamo che cosa viene fuori. Ecco qui, ragazzi, i nuovi innesti. L'unico che penso faccia la differenza è proprio Dries Mertens, ragazzi. E qui devo un attimo pensare a come cambiare la formazione, perché mi sa che giocherò, ragazzi, qui cambiamo modulo proprio. Cioè, ragazzi, guardate qui che cosa ci siamo inventati, una roba fuori dal comune, lo so, non c'è intesa, Quadrado terzino l'ho riadattato, poi c'è il terzino dall'altra parte per mettere Allan e il buon Di Gennaro qui a centrocampo, una roba, ragazzi, che non si fa, non fatela mai, ma qui è tornato il tridente Mertens, Higuain e Caion. E adesso, ragazzi, vi lancio una sfida: se questo video supera i 10.000 mi piace nel prossimo episodio, perché è scontatissimo che ci porteremo almeno dietro il buon Mertens, prenderemo, ragazzi, la sua versione 88. Quindi mi raccomando, ragazzi, 10.000 mi piace, Mertens 88, e ricordatevi di passare dal sito in descrizione delle maglie, perché abbiamo la possibilità di fare un contest gigantesco. Detto ciò, andiamo dentro con la seconda partita. Attenzione qui, Barcellona-Real Madrid, ragazzi, questo è un super match, vediamo la sua squadra. Momo Salah, player of the month. Sané, player of the month. Gabriel Jesus, che è sempre player of the month. Cioè lui, Gabriel, lui è... Andiamo dentro con la partita. Attenzione Allan, recupera questo pallone. Allan mette la quinta. Dove sta andando Allan? Ha visto Gonzalo, mamma mia. Anche suo ex compagno di squadra. Qui sono tutti ex oggi, ragazzi. Oggi è una partita, oggi è una squadra un po' così. Calmi, regà. Attenzione di là. Vai Quadrado.
Gli è andato a terzino, ragazzi. Quadrado. No, no, no. Gabriel Jesus. Mamma mia, sarà il nostro terzino. E poi rilancia subito Gonzalo, che riesce ad appoggiarsi lì per Giannetti. Bravi ragazzi. Lo scambio Giannetti. Caion, attenzione. Caion. Arbitro, ma quanto spinge quello? Caion. Cucù. La palla di là per Gonzalo. Vai Pipita. Vai Pipita. C'è Caion sul secondo palo, che sta arrivando. Mamma mia, non ci è arrivato di testa, di pochissimo. C'è d'altra parte Sané. Sané col pallonetto, ma questo è pazzo. Mertens, no, ci è arrivato con l'unghia, ci è arrivato. Però ne abbiamo di Gennaro, ragazzi. E abbiamo anche Giannetti, che ce l'ha sul suo destro, lo prova. Palla fuori, va bene, piano piano. Piano piano, l'avversario è forte, ma non demordiamo. Dall'altra parte c'è Cuadrado, ragazzi. Pipita va in mezzo. Non ci va in mezzo il Pipita. E allora da di lì, prova questa bomba. Oh mio Dio. Attenzione che lì la palla Caion. Perché Caion? Ma chiamiamo Salah. Calma lì, Kanté. Kanté. No, 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 no. Madonna lì la palla. Mamma mia. Stiamo rischiando troppo, ragazzi, qui. Stiamo rischiando troppissimo. Neanche troppo. Attenzione allora, Di Gennaro. È partito Di Gennaro. L'iniziativa. Di Gennaro si ferma. Caion, di nuovo Di Gennaro. Ragazzi, attenzione, di nuovo Caion. Madonna, Giannetti col fisico, bravo. Dall'altra parte, dall'altra parte, dall'altra parte. Bello così. Attenzione, Mertens chiede la palla. Sul secondo palo chi c'è? Madonna, c'è quello Alan. Madonna mia, anche il difensore la prende. Attenzione qui. Lo scambio con Sané. L'abbiamo chiuso bene, però la palla ce l'ha sempre lui. No, no, no. Che culo. Ma dai, ma che fortuna, come sempre, segnano così sempre. Ma dai. Vediamo se riusciamo a fare qualche cambio tattico, tutti stanchi. Ma no, così. Bravissimi, dai ragazzi, dai ragazzi. Ma è finita la partita. Abbiamo perso, ragazzi. Abbiamo perso, ragazzi. Abbiamo perso con... cioè, giocando veramente bene. 8 tiri 5 in porta, lui 9 tiri 5 in porta, guardate lì, possesso palla più o meno quello. Veramente, cioè, ci siamo andati stra vicini a portarcela a casa, ma non ce l'abbiamo fatta. Adesso vediamo quali sono i giocatori che potremo portarci nel prossimo episodio. Come sempre, ragazzi, andiamo a togliere il giocatore più forte che abbiamo in squadra, perché abbiamo perso la partita, quindi inviamo al club Gonzalo Higuain. Vediamo tra tutti questi giocatori quali potrebbero essere forse i due. O uno anche, anzi in realtà, perché abbiamo vinto una sola partita. Comunque, due giocatori, dai, facciamo due giocatori per il prossimo episodio. Scegliamoli un attimo e capiamo insieme chi sono. Allora ragazzi, purtroppo non abbiamo trovato chissà quali top player, ma la scelta secondo me deve ricadere su un portiere, che sarebbero o Consigli o Donnarumma, ragazzi. E poi mi porterei dietro uno di questi due. Io punterei però su Consigli, ragazzi, che c'è la carta IF e possiamo prendere la versione 84. E Mertens, ragazzi, ci sarebbe la versione 88. Però mi raccomando, 10.000 mi piace, ragazzi, e ci prendiamo Mertens 88 di fianco a Giannetti. Cioè, che coppia d'attacco sarebbe Giannetti Mertens 88. Quindi 10.000 mi piace, scaricate OneFootball, che è in descrizione, gratuita, ragazzi, supportate il canale, passate dal sito delle magliette, perché se arriviamo a un tot di click entro stasera, ragazzi, a mezzanotte, possiamo fare un super contest e commentate ovviamente con scritto hashtag Giannetti uno di noi. Detto ciò, ragazzi, vi saluto e vi ringrazio come al solito, passate la descrizione e niente, grazie di tutto, grazie della visione e come sempre ci vediamo al prossimo video.